Abbiamo già parlato diverse volte di bipoli elettrici, adesso sintetizziamone le caratteristiche in un'unica descrizione completa. Allora, intanto cosa si intende con bipolo? Un bipolo è un componente a due terminali che vengono anche chiamati spesso morsetti. In genere i componenti dei quali noi studieremo saranno ideali. Ideale significa che ne rappresentiamo soltanto il comportamento fondamentale, trascurando quegli elementi marginali che caratterizzano i componenti reali. Andiamo avanti nella definizione di bipoli e facciamo una prima classificazione in bipoli attivi e in bipoli passivi. I bipoli attivi sono i generatori e sono i bipoli che sono in grado in generale di fornire energia al circuito. Dico in generale perché ci possono essere situazioni, configurazioni circuitali in cui un generatore, soprattutto se in presenza di altri generatori nello stesso circuito, potrebbe non fornire energia ma assorbirne, però sono casi particolari. In generale un generatore è in grado di fornire energia al circuito, energia sotto forma elettrica che può essere trasformata eventualmente in altre forme di energia dai vari utilizzatori presenti nel circuito. I bipoli invece passivi sono tutti quelli che non sono in grado di fornire energia, ma la assorbono. Quindi intanto questa distinzione. Per essere concreti, i generatori, abbiamo detto, generatori di tensione e generatore di corrente. Per i bipoli passivi, nel nostro caso, per adesso ci limiteremo a studiare circuiti in cui sono presenti resistori, induttori e condensatori, caratterizzati dallo stesso simbolo, ma con differente lettera che li accompagna, solitamente la lettera R maiuscola per i resistori, la lettera L maiuscola per gli induttori, la lettera C maiuscola per i condensatori. Sempre dal punto di vista della classificazione in bipoli attivi e passivi, ricordiamoci le convenzioni sui segni. Quindi stessa distinzione negli attivi, la convenzione generatore di tensione e generatore di corrente, la convenzione sui segni ci dice che la corrente la dobbiamo attribuire con verso uscente dal terminale più della tensione, sia per il generatore di tensione, dove viene dato il segno più della tensione, saremo noi a
indicare il verso della corrente I uscente da quel morsetto per il generatore di corrente in cui viene fornito il verso della corrente del generatore, saremo noi a attribuire il segno più al terminale dal quale esce la corrente. Per i passivi, la convenzione è opposta, generico bipolo passivo, corrente entrante nel morsetto che identifichiamo con il segno più della tensione. Quindi siamo liberi di scegliere solitamente il verso della corrente o il segno della tensione, ma di conseguenza dovremo identificare l'altra grandezza rispettandone la convenzione sui segni. La convenzione, il rispetto della convenzione sui segni garantisce che cosa? Garantisce che se io calcolo la potenza P data dal prodotto V per I nel caso dei generatori e nel caso dei bipoli passivi, rispettando i versi così stabiliti, abbiamo che questa risulta essere per i generatori una potenza erogata, quindi se il risultato del calcolo V per I fornirà un valore positivo della potenza, quella sarà effettivamente la potenza erogata dal generatore. Nel caso, vi ho detto, particolare in cui un generatore dovesse assorbire potenza per la presenza di altri generatori o di situazioni particolari di funzionamento del circuito, allora il prodotto V per I darebbe un valore negativo, in quel caso si tratterebbe di potenza assorbita. Per quanto riguarda i bipoli passivi, rispettandone la convenzione appena detta sui segni, il calcolo così effettuato nel rispetto di questa convenzione ci fornirà la potenza assorbita dal bipolo.